Ciao a tutti amici di YouTube, bentornati sul canale, benvenuti ovviamente a chi diciamo non mi ha mai visto finora. Oggi siamo qua per un video richiesto da una persona che segue sempre il mio canale e che ringrazio personalmente perché mi avvisa sempre di quando YouTube, non so per quale ragione, non mi attiva i commenti nel momento in cui carico un video. Anzi, voglio invitare tutte le persone che hanno il mio WhatsApp, che poi vabbè, in realtà lo vedete sotto, che se vedete che i commenti sono disattivati, mi raccomando, avvisatemi per messaggio perché io in realtà li metto attivi, poi non so che cosa succede, che quando il video va online mi si disattivano da soli. Non sono riuscita a capire, forse c'è un bug in questi giorni, perché comunque alcune cose su YouTube purtroppo non stanno funzionando benissimo in questi giorni. Quindi dicevo, voglio ringraziare questa persona e questa persona mi ha proposto di fare questo video, mi ha chiesto di fare questo video. Con questa domanda alle carte, riuscirà a superare i suoi blocchi, diciamo a lasciare la sua zona di comfort e le sue paure? Quindi a sbloccarsi, diciamo, no? A lasciarsi andare. Quindi potete pensare a una persona, visualizzarla, insomma, eccetera, e fare cioè facciamo insieme questa lettura collettiva. Ovviamente sceglierete come sempre una variante tra azzurro, in questo caso verde e rosa, e andremo poi a fare le domande, la domanda alle sibille e ai tarocchi. Quindi farò una stesura con sette sibille, in più ci aggiungeremo qualche carta dei tarocchi per avere un'informazione in più, per avere una certezza in più, insomma, ecco, per approfondire un attimo. Allora, prima di iniziare il video, voglio ricordarvi due cose. Vi voglio ricordare che sotto in descrizione trovate tutti i miei riferimenti. Vi invito a visitare il mio sito che è www.cartomantecleodice.it, che appunto è attivo ormai in maniera completa. E voglio anche ricordarvi che offro comunque, come anche specificato nel sito, una domanda gratuita a tutte le persone che non mi conoscono. Questa domanda mi può essere inviata sia tramite WhatsApp sia tramite email ai riferimenti che vi lascio anche qui sotto al video, dovrebbero apparirvi. Invece per consulti privati potete scegliere tra una serie di consulti come canalizzazione del pensiero, lettura di tarocchi, lettura di sibille, varie diciamo opzioni, e anche queste le potete trovare, anche se non è, diciamo, non c'è la lista esaustiva di tutte le opzioni, però comunque sicuramente a grandi linee sì, nella sezione scegli il tuo consulto, presente appunto sul mio sito. Se invece avete bisogno comunque di ulteriori informazioni, non vi fate problemi a contattarmi su WhatsApp o per email, e vi darò tutte le delucidazioni su come si svolgono i miei consulti. Benissimo, detto questo, direi di andare a iniziare il video. Mi sembra che vi ho detto tutto. Ovviamente seguitemi sui social, ma tanto sotto, se cliccate sul link, trovate anche il link per Instagram, per TikTok, insomma, Facebook, la mia pagina Facebook, aiutatemi a farla crescere. E niente, quindi mi fa piacere se mi seguite. E naturalmente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube, quindi fatelo adesso prima di iniziare questa lettura. Ok, allora iniziamo quindi subito, andiamo a fare le tre varianti, quindi vi ricordo che la domanda è: riuscirà a superare i suoi blocchi, quindi a lasciare la sua zona di comfort e a superare, diciamo, le sue paure? Ok? Allora, mischiamo intanto le sibille e andiamo a fare i tre mazzetti per quanto riguarda appunto questa domanda. Ok, allora. Ah, poi voglio dire anche che per chi segue le mie creazioni sul sito appunto dove sono in vendita le mie carte personalizzate, vi volevo segnalare che ho aggiunto due design, quindi ci sono due mazzi di carte aggiuntivi. Io non le ho ancora ricevute, ma non appena arriveranno, ovviamente ve le farò vedere, magari le inserirò sul sito e ve le farò vedere anche
nei social, eccetera. Non so se ci farò un video di presentazione, ma magari le utilizzerò per qualche video, solo che ancora non mi sono arrivate. Come sapete, l'unica pecca, diciamo, di questo acquisto è che purtroppo di questo sito è che ci vuole un po' di giorni prima che arrivino, che arrivi il pacchetto, però arriva sempre tutto. Quindi so che qualcuno di voi le ha già acquistate. Trovate il link di questo anche di questo sotto in descrizione se siete curiosi e volete andare a vedere. Adesso non le sto usando in questo momento, però ci sono i miei tarocchi, le carte per la canalizzazione del pensiero, eccetera. Allora, iniziamo allora questa lettura perché i tarocchi li andremo a mescolare e ad estrarre per ogni singola variante. Allora, quindi riuscirà a superare i suoi blocchi e le sue paure? Allora, iniziamo dalla variante numero 1, quindi cristallo azzurro o celeste, e andiamo a vedere. Allora, dunque, qui sicuramente c'è da dire che questa persona ha due cose in particolar modo da sottolineare, cioè nel senso che da una parte sicuramente c'è una certa immaturità di fondo, c'è la necessità comunque che questa persona cresca un po', che comunque, come dire, faccia un suo percorso, ok? E che quindi in qualche maniera diciamo sia diciamo lavori su se stesso, sulle proprie paure, sulle proprie carenze. Quindi sicuramente ha dei blocchi importanti che derivano da questa immaturità e che potrebbero anche avere un'origine familiare, potrebbero avere un'origine anche, diciamo, nella prima parte, diciamo in qualche modo, della sua vita o nei suoi rapporti comunque con persone, diciamo, che fanno parte appunto, diciamo, proprio del suo nucleo, ok, familiare, originario. Le carte dicono che comunque c'è in corso e ci sarà, per rispondere appunto alla domanda che stiamo ponendo alle carte, un'evoluzione, un cambiamento che in parte manderà questa persona in crisi, ma che di fatto la porterà poi ad evolversi, quindi comunque a fare un percorso di crescita, a fare un percorso di miglioramento e ad avere comunque, diciamo, se vogliamo, anche delle conferme positive. Quindi la risposta in questo caso, per chi ha scelto la variante numero 1, quindi cristallo celeste, è affermativa. Quindi questa persona a cui voi state pensando riuscirà a superare i suoi blocchi, ok? Quindi le sue paure e a lasciarsi andare. Allora, benissimo, adesso mescoliamo i tarocchi. E andiamo a stendere. C'è un grosso cambiamento. Vedete, qui c'è un distaccarsi da qualcosa che fa parte della sua famiglia, con un po' di pazienza, e comunque, anche se sarà un superamento di blocchi un po' sconvolgente, torna. C'è proprio queste due carte che secondo me, no, comunicano fra di loro, si fanno un po' da contraltare, assolutamente. C'è con il tempo, ci vuole tempo, un processo lungo, c'è un cambiamento forte, una frattura quasi interiore dentro questa persona, è un distaccarsi dalla casa, da alcuni ambienti, da alcune situazioni. È una persona che, insomma, butta via, spezza le catene, diciamo così, ok? Io direi questo. È, appunto, vi dicevo, è ovviamente essendo una cosa particolarmente difficile, particolarmente complessa, particolarmente pesante, sicuramente ci vuole un pochino di pazienza, ma vi dico che assolutamente. Sì, nel senso che comunque sia, riuscirà assolutamente a superarli. Sarà qualcosa di forte. Ecco, questo voglio sottolinearlo. Ok? Bene, allora adesso mettiamo via la nostra prima variante
E andiamo a vedere la seconda, quindi cristallo verde. Guardate, prima carta proprio no, significativa della sua situazione. C'è molto impegno, c'è molto impegno, c'è un aprirsi. C'è un parlare sicuramente, c'è un cercare comunque di cambiare per andare comunque a seguire i propri sentimenti veri, ok? Allora, cosa vi posso dire? Sicuramente, cioè cosa vi voglio dire da questa stesa, che proprio le carte mi stanno comunicando in questo momento. Allora, sicuramente questa persona in questo momento sta vivendo i suoi sentimenti, le sue emozioni, il suo sentire più intimo in maniera estremamente sacrificata, in maniera estremamente sofferta, ok? Mettendosi un sacco di paletti. Il primo step per il superamento di questi blocchi e di queste paure io lo vedo appunto nel dialogo, quindi è probabile, scusate, che si aprirà comunque con voi, che quindi come dire, espliciterà un po' il suo sentire e questo probabilmente lo aiuterà un po', ma vedo anche proprio un impegno nell'ambito comunque di un cambiamento vero e di una crescita. Quindi in questo caso c'è carta, ecco, c'è questa carta, c'è questo 10 di cuore finale che io comunque lo vedo oltre che come un esito positivo, anche però come una carta un po' lenta. Ok? È una carta che mi dà tempo, ok? Poi dopo sapete, ognuno, no? Diciamo come dire, interpreta le carte secondo il suo sentire. Io anche per una conversazione che ebbi tantissimi anni fa con una signora che mi insegnò a leggere non queste carte nello specifico, ma un altro mazzo di sibille molto belle, che sono tra l'altro i misteri della sibilla, se non ricordo male. Lei mi diede delle grandi dritte in un periodo in cui io stavo studiando tanto per quanto riguarda appunto le carte, e parlammo a lungo di questa carta, dove anche lei appunto mi dava questo senso, sì, della riuscita, ma della riuscita nel tempo. Quindi era d'accordo, diciamo, con la mia interpretazione, poi lei era veramente una signora che di carte ne sapeva tantissimo, infatti mi ha trasmesso tanti dei suoi saperi e la ringrazio, chissà che fine ha fatto perché non ho più contatti con lei. E, diciamo che, ecco, c'è questo senso che ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo perché? Perché sarà un processo faticoso, impegnativo e quindi di conseguenza un po' lungo, ok? Quindi ecco, anche se alcuni cartomanti magari che sono all'ascolto non interpretano questa carta in questo senso, a me nel tempo questa interpretazione, vi devo dire la verità, ha sempre dato ragione. E vi dico anche che poi ecco, è soggettivo, ma ci sono delle ragioni abbastanza profonde per dare questa interpretazione, diciamo, in questo senso a questa carta, che ovviamente non mi sembra opportuno stare adesso a spiegare ulteriormente, già mi sono dilungata abbastanza, però ecco, ve lo volevo dire perché magari potrebbe essere che questa carta, da altri cartomanti, insomma, così non venga interpretata esattamente in questo modo, ma ripeto, ci sono delle motivazioni e c'è anche chi la pensa come me, anzi, una delle mie, perché ne ho avute due, una delle mie maestre, diciamo così, sicuramente la vedeva in questo modo. Andiamo adesso a finire la lettura e andiamo. Ecco, scusate se oggi vi sto così annoiando con degli aneddoti, ma ogni tanto magari vi racconto qualche piccolo pezzettino di me. Spero che non vi dispiaccia. Allora, vediamo un po'. Quindi riuscirà questa persona a superare i suoi blocchi? Vedete, c'è una ricerca interiore, sicuramente. Cioè, ci saranno momenti di confusione, ma assolutamente ci riesce, quindi ce la farà. Sarà, diciamo, un qualcosa di un po' lungo, anche perché ecco,
Questa carta comunque è una carta comunque lenta, quindi mi dà conferma di quanto detto poc'anzi. Non mi dilungo oltre. Bene, adesso andiamo a terminare la lettura per gli amici che hanno aspettato fino adesso per andare a leggere la terza variante. Allora, secondo le carte questa persona sicuramente sta provando, o meglio, questa persona vorrebbe sicuramente superare i suoi blocchi, le sue paure, le sue incertezze, le sue esitazioni, vorrebbe uscire dalla sua zona di comfort, come ha giustamente, diciamo, suggerito l'amica che mi ha, tra virgolette, commissionato questo video interattivo. Ma devo dire che per ora la situazione appare piuttosto pesante e bloccata. Le carte cosa dicono? Dicono che c'è questo fortissimo blocco che ricorre, diciamo, e che è causato probabilmente anche da, come dire, situazioni che hanno deluso probabilmente le aspettative di questa persona. Quindi questa persona è una persona sfiduciata, è una persona che, ripeto, si è sentita o sentito, non lo so, tradito da, comunque dalle sue aspettative, dalle sue speranze, dalle sue illusioni, chiamiamole così. Il problema è che questa persona non sembra aiutarsi. Nel senso che sembra essere proprio un nemico di se stesso, sembra essere proprio, sembra crogiolarsi, diciamo così, rotolarsi nelle proprie paure, nelle proprie esitazioni, nelle proprie, e appunto, e non vuole uscire, cioè non è che non vuole, sogna di uscire dalla sua zona di comfort, ma di fatto non fa nulla di concreto perché questo accada. Ok, quindi nel breve, in questo caso, perché ho scelto il cristallo rosa, vi direi di no, che secondo me a breve questa persona non ci riesce, cioè io per ora non lo vedo. Cioè se prima abbiamo visto che c'era una riuscita, seppure con il tempo, qui purtroppo l'esito al momento è negativo, quindi perché significa che questa persona, ripeto, non sta lavorando. Cioè è inutile che io dico, ok, mi piacerebbe tanto, non lo so, diventare bravissima a cucire o a, che ne so, o a correre la maratona, ok? Però io non mi alleno. È chiaro che poi non posso pensare di vincere, no? Cioè, che ne so, vorrei vincere appunto la maratona, però poi non vado mai a camminare, non mi muovo, sto ferma sempre tutto il giorno seduta. Che speranze ho di vincere? Cioè, questo è il discorso, cioè per raggiungere un obiettivo bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, bisogna darsi da fare. E non puoi stare lì a sognare, no, la tua vittoria se non fai niente per ottenerla. Ok? Quindi lui vorrebbe, o lei, insomma, vorrebbe uscire dalla sua zona di comfort, però, ripeto, non è scattata ancora quella molla dentro di lei o dentro di lui dell'azione che serve necessariamente per ottenere il risultato. Ok, andiamo a vedere un attimo con i tarocchi che cosa ci aggiungono e se ci danno un minimo di speranza rispetto a questa situazione che, insomma, ci ha lasciato un attimo così, con l'amaro in bocca. Ecco, è saltata fuori una carta, la andiamo a mettere giù, appunto, la luna. Vediamo. La luna, ritenuta e il diavolo. Che dire, questa persona probabilmente vorrebbe, torno a ripetere anche in questo caso, cerca dentro di sé, ma di fatto poi ci sono evidentemente delle motivazioni, delle situazioni dentro di lui che al momento, cioè proprio questa è una persona che, ripeto, sta male, vive una situazione pesante, ma ci sguazza dentro. Cioè, sta chiuso. O chiusa, non lo so, nel suo guscio ed è nemico di se stesso. Io do questa interpretazione anche a queste tre carte, ci confermano assolutamente i tarocchi, anche la stesa delle sibille, cioè senza proprio possibilità di scampo. Questa è una persona che di fatto, ripeto, vuole cambiare ma senza impegno e quindi per il momento non ci riesce.
Benissimo, io ho terminato anche questa lettura, spero che vi sia piaciuta che, e soprattutto spero che la persona che me l'ha chiesta sia all'ascolto, abbia ascoltato fino a qua, insomma sia rimasta contenta che ho cercato di fare questo video prima possibile. Se avete altre richieste per altri video interattivi, non esitate a mandarmele. WhatsApp, commenti o email dove vi pare, scrivetemi pure. Aspetto i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri like e vi do appuntamento al prossimo video, augurandomi naturalmente un buon proseguimento di giornata. E vi mando a tutti un grandissimo abbraccio e tantissima energia positiva. A presto!